Ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto, né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, giacché l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore. L'apparenza inganna. È un modo di dire che qualche volta abbiamo detto anche noi quando abbiamo cambiato il giudizio su una persona dopo averla conosciuta un po' di più. Questo può avvenire quando le persone indossano o si nascondono dietro una maschera per cercare di essere accettati da una società che diversamente li avrebbe rifiutati. Ma è proprio necessario apparire in modo diverso da quello che realmente siamo per essere accettati dagli altri? Forse in alcuni ambienti si vive così, ma per il Signore non lo è. Lui ci accetta così come siamo, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri peccati, con tutte le nostre mancanze. Dio non guarda all'apparenza. Lui conosce la profondità dei nostri cuori e quando scorge la nostra disponibilità a farlo entrare nella nostra vita, sarà Lui a trasformarci per vedere realizzato l'unico progetto che deve interessarci, e cioè quello di essere accettati dal nostro Padre Celeste e diventare Suoi figli. Dio non solo vede il cuore, ma vede secondo il cuore, cioè attraverso una visione profonda, non superficiale, che si ferma all'apparenza. Ritorniamo un momento al testo iniziale. Anche il profeta Samuele è invitato a non fermarsi a ciò che vedono gli occhi. Saul era stato scelto in base alla sua forza e alla sua casata, alla sua bellezza e alla sua statura. Forse era il più bello tra i figli di Israele, ma certamente non era il migliore re possibile. Ecco perché dopo aver passato in rassegna ai figli di Jesse, uno dopo l'altro, il Signore non posa lo sguardo su nessuno di loro. E il profeta Samuele scopre che c'è ancora un altro figlio che doveva apparire così insignificante agli occhi del padre da non essere stato neppure chiamato insieme agli altri fratelli. È come se per Jesse questo figlio non esistesse, e invece sarà proprio Dio a vederlo, scegliendo per sé il più giovane. Agli occhi di Dio ciò che conta non sono le apparenze, ma quello che la persona è nell'intimo. E tu ti fidi del tuo giudizio? Cosa guardi quando incontri una persona? Chiedi a Dio di saper guardare sempre al cuore e con il cuore chi incontri sulla tua strada. E forse scoprirai che qualche volta sei stato come Samuele davanti ai figli di Jesse. Che Dio ti benedica!